Ciao a tutti, bentornati al canale Tecnologie e Società di Sottosopra. Oggi ricominciamo i nostri approfondimenti e inizieremo ad avere un calendario abbastanza serrato di interviste e dialoghi con esperti e accademici del settore che fanno domande interessanti sui temi della tecnologia. E in particolare oggi partiremo parlando dell'uomo e della tecnologia, dell'uomo e dell'intelligenza artificiale. E cosa significa l'algoritmo per l'uomo, per l'etica? È un tema vasto e assolutamente appassionante e avremo un interlocutore che merita di essere ascoltato. Ecco, vi lascio l'intervista. Ciao Fabio, innanzitutto grazie di essere qui con noi oggi, grazie del tuo tempo. Grazie a voi, certo, grazie dell'invito. Bello poter rispondere così. Ottimo, allora innanzitutto ti presento, Fabio Fossa è dottorato in filosofia morale, presso l'Università di Pisa e Firenze, con una tesi dedicata alle forme contemporanee del giudizio morale, tra etiche applicate, filosofia ermeneutica ed etica delle macchine. La sua ricerca verte sui rapporti tra saperi umani, tecnologici, in relazione alla robotica e all'intelligenza artificiale, temi su cui ha pubblicato saggi in italiano e in inglese. Si occupa inoltre del pensiero di Hans Jonas, filosofo di cui ha curato gli scritti inediti e a cui ha dedicato una monografia e alcuni saggi su riviste nazionali e internazionali. E attualmente è docente e assistente di ricerca qui presso il Dipartimento di Meccanica del Politecnico di Milano, dove si occupa di etica della guida autonoma. È stato assistente di ricerca in precedenza presso il Dipartimento di Filosofia, Scienze ed Educazione dell'Università di Torino e ha insegnato anche presso il Dipartimento di Informatica dell'Università di Pisa, oltre che essere stato borsista di ricerca presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Ecco, direttore della rivista In Circolo, rivista di filosofia e culture, e membro fondatore del gruppo di ricerca Zetesis. Oltre ai suoi articoli di stampo accademico, ricordiamo tra i suoi saggi Automi e Persone, introduzione che abbiamo qui, una copia, Introduzione all'etica dell'intelligenza artificiale e della robotica, di cui è coautore insieme alla professoressa Viola Schiaffonati e al professor Guglielmo Tamburrini, editore nel 2021 per la Carrocci Editore, e Intelligenza artificiale, cos'è davvero, come funziona, libro del 2020 per l'Ablati Boringhieri, che ha curato con Stefano Quintarelli. Ecco, allora, grazie ancora di essere qui con noi oggi. E come prima domanda volevo chiederti qual è esattamente il tuo lavoro e come si inizia a fare questo tipo di professione. Grazie per la ricca introduzione e per la domanda iniziale. In cosa consiste il mio lavoro? Il mio lavoro è un lavoro interdisciplinare, ce ne sono sempre di più di profili professionali come il mio, anche se non ce ne sono molti, quindi è un ambito che sta crescendo, ma siamo comunque alle prime armi, diciamo così. Ci sono ovviamente stati in passato alcuni apripista, a cui ci speriamo, qui al Politecnico in particolare, quindi alcuni docenti formatisi come filosofi o come sociologi, che però insegnano qui con gli ingegneri da molti anni, e ultimamente questo gruppo di umanisti, diciamo così, incardinati al Politecnico, che noi chiamiamo gruppo Meta, sta crescendo molto con molte nuove energie, soprattutto giovani assegnisti e ricercatori. Quindi insomma il lavoro che faccio è un lavoro interdisciplinare, che significa lavorare fianco a fianco con gli ingegneri e con i designer e con gli scienziati computazionali e così via, quindi con tutti i tecnici, diciamo così, tecnologi al lavoro qui al Politecnico, lavorare insieme a loro al design di nuove tecnologie per creare consapevolezza dei problemi etici e sociologici che possono essere interessanti appunto da affrontare già dal punto di vista del design, quindi che possono essere interessanti da prendere in considerazione quando effettivamente si stanno prendendo delle scelte su come progettare una tecnologia, in modo da affrontarli, possibilmente magari anche risolverli fino a un certo punto di vista, quelli che sono risolvibili o quelli che se non altro hanno
per così dire, una possibile soluzione da considerare. Appunto, è un profilo interdisciplinare che ha le sue sfide, le sue cose belle e le sue complicazioni, come spesso succede, no? In questi casi c'è molto da imparare, appunto un terreno un po' inesplorato, quindi linguaggi, i modi di insomma battere le barriere disciplinari e creare un background condiviso grazie al quale appunto intendersi fare ricerca in maniera costruttiva. Tutto questo non è facile, richiede un certo sforzo, richiede un certo impegno da una parte, che spinge anche i filosofi di formazione come posso essere io, che appunto fino al dottorato, è vero già al dottorato mi sono occupato di questioni legate all'etica e alla filosofia della tecnologia, ma è stato solo dopo il dottorato che ho cominciato a collaborare sul campo effettivamente con persone che non condividevano il mio stesso background, la mia stessa formazione. Appunto, è qualcosa di difficile ma anche di premiante da un certo punto di vista, perché è difficile proprio perché bisogna trovare un linguaggio comune, bisogna capirsi e capirsi non è facile quando non si usano gli stessi concetti. Dall'altra è qualcosa di molto stimolante perché effettivamente si ha le mani in pasta, in un certo senso, no? Si va a lavorare proprio nei laboratori dove le tecnologie effettivamente prendono forma. E quindi in un certo senso si va un po' contro quell'idea mai del tutto condivisibile, anche se diffusa, della filosofia come qualcosa che si fa in poltrona nel proprio studio, separati dal mondo. Sfidare un po' questo pregiudizio è bello, diciamo così, dal punto di vista filosofico, è qualcosa di stimolante, faticoso ma stimolante. Uno dei tuoi principali campi di ricerca riguarda appunto la guida autonoma. Ecco, com'è in questo scambio interdisciplinare, com'è che cambia il concetto stesso di esperimento? Insomma, non è, cioè, non sono esperimenti di fisica pura, non sono, appunto, non è filosofia morale, diciamo, puramente astratta. Cosa si fa Cosa si fa? effettivamente? Esatto. Questa è una domanda che ricevo spesso, perché c'è giustamente molta curiosità a riguardo. La risposta più onesta è che non c'è una risposta, diciamo così, netta e chiara a questa domanda. Lo stiamo capendo cosa si fa. Proprio perché per l'appunto sì, c'è un po' di tradizione di lavoro interdisciplinare negli istituti, nei centri di ricerca di tecnologia. In Italia non c'è tanto, anche se c'è qualcosa, all'estero si cerca, si trova qualcosa, ma è in fieri, la disciplina in sé, no? E quindi anche le pratiche sono in costituzione. Ti posso dare due esempi di quello che faccio qui al Politecnico, uno ha a che fare con i ricercatori e l'altro ha a che fare con gli studenti. Con i ricercatori si fa ricerca applicata, in sostanza questo significa che ci si ritrova intorno a un tavolo e si discute sostanzialmente, si discute dei progetti che loro hanno per le mani con l'obiettivo specifico di sottolineare eventuali questioni etiche e sociali connesse. Ad esempio, se c'è un team di lavoro che si occupa di machine vision o machine perception, quindi tutti quei sensori e algoritmi che servono perché l'automobile a guida autonoma raccolga dati dell'ambiente, possa costruire una rappresentazione dell'ambiente in cui funziona, ostacoli, la strada dov'è, quanti pedoni attraversano, cose del genere. Un problema spesso collegato a questa tecnologia è la privacy. Noi registriamo dati sugli utenti della strada e abbiamo informazioni su dove siamo, che ora è. Magari abbiamo un sensore che è una videocamera che quindi registra immagini dell'intero corpo di un utente della strada e possiamo immaginare un terzo stakeholder, un terzo partecipante che compra i dati e usa un algoritmo di face recognition per riconoscere chi è quell'utente che sta attraversando la strada dell'auto autonoma, dov'è, quando, eccetera, eccetera. Quindi un problema che può emergere in questi casi è come facciamo a proteggere i dati personali?
problema enorme, no? Sappiamo che soprattutto in Europa la privacy, insomma, si sta insistendo tantissimo a livello di regolamentazione su questo tema, giustamente a mio parere. Quindi quello che si fa è una sorta di brainstorming per far emergere quali possono essere eventuali problemi etici e sociali legati alla tecnologia che si sta sviluppando e quali possono essere eventualmente delle soluzioni che possono essere prese già a livello di design per implementare nella tecnologia stessa questo valore, no? Abbiamo due modi per rispettare la privacy: o facciamo una tecnologia, la liberiamo per così dire nell'ambiente e poi aspettiamo che qualcuno ci faccia causa, e quindi retroattivamente sistemiamo la tecnologia per servire un certo valore, oppure proattivamente facciamo questo tipo di ricerca e tentiamo di costruire la tecnologia sin dall'inizio in modo che rispetti i valori che ci stanno a cuore, in questo caso la privacy. Ma questo richiede chiaramente risorse, richiede tempo e richiede impegno, no? Non viene da sé, ovviamente, e questa è un'altra lezione che abbiamo imparato sulla nostra pelle, no? Da un certo punto di vista, con l'innovazione tecnologica. Non viene da sé, dobbiamo fare in modo di occuparcene in maniera proattiva, mischiare le competenze e dedicare tempo ed energia a questo tipo di lavoro è una strada possibile per, appunto, avere poi sulla strada tecnologie di cui ci fidiamo, tra virgolette, o di cui se non altro ci riconosciamo, cioè tecnologie che funzionando affermano i nostri stessi valori e possibilmente vanno nella direzione che noi auspichiamo da un punto di vista sociale. Questa è giusto, la parte sugli ingegneri. C'è anche una parte sugli studenti, molto importante nella nostra mission, nella mission di questo gruppo di cui ti parlavo, Meta. E appunto dal punto di vista della didattica, quello che facciamo è offrire agli studenti di ingegneria dei corsi di scienze sociali e filosofia in senso lato, quindi principalmente filosofia della scienza, filosofia della tecnologia, logica argomentativa e filosofia morale, etica, per lo faccio io. Io faccio un corso che si chiama Ethics for Technology, ce ne sono due edizioni, una in un campo e una in un altro che è molto seguito, un paio di anni fa abbiamo deciso di sdoppiarlo, e sostanzialmente è un'introduzione alla filosofia morale in termini molto pratici, dove quello che si fa è essenzialmente questo: si spiega perché la filosofia morale è importante per comprendere quali sono gli impatti della tecnologia e le responsabilità degli ingegneri, da una parte, dall'altra si offrono degli strumenti di etica applicata e di etica normativa per fare in modo che gli studenti di oggi, che sono quelli che in futuro saranno ingegneri o professionisti, abbiano se non altro consapevolezza del fatto che esistono dei problemi etici collegati alla tecnologia, esistono degli strumenti per gestire questi problemi, esistono diverse competenze, quindi ci si può rivolgere a persone che hanno questa competenza al cuore della propria figura professionale per gestire insieme questi problemi, lavorarci e possibilmente appunto costruire delle tecnologie che da un punto di vista morale siano accettabili. Non si fa, si rompe, poi si torna indietro, ma si costruiscono delle tecnologie che già almeno, o meglio, si fa tutto quello che si può per costruire delle tecnologie che siano accettabili da un punto di vista etico e morale. Estremamente interessante, grazie di essere entrato molto profondamente nel tema. E mi spingo, proprio ascoltando quello che, di cui mi hai parlato adesso, a farti una domanda però che è leggermente collegata. Allora, ci sono questi problemi, queste domande su cui è giusto interrogarsi. A chi spetta però poi a dare le risposte, nel senso di essere il cliente prima di tutto, deve essere lo Stato che in qualche modo regola non solo ex post, come dicevi prima, nel senso retroattivamente, ma anche in maniera positiva, però anche a quel punto entrando dentro in maniera più, diciamo, più attiva, diciamo, nella vita quotidiana, o quali sono le possibili soluzioni in tal senso? Cioè chi deve essere, diciamo, la gente, diciamo, nel decidere cosa fare per... Questo è un domandone. È un domandone. Allora, diciamo che spesso si guarda al filosofo e al filosofo morale come colui che deve dare risposte,
ed è una posizione scomoda per un filosofo morale, molto scomoda. Perché alla fine i filosofi imparano a porre le domande giuste, al momento giusto e alle persone giuste, forse, no? Più che dare risposte. Dare risposte è necessario, chiaramente, offrire la propria opinione, però poi, appunto, il processo del dare risposte è molto più complesso. E ci sono, come dicevi tu, molti giocatori sul campo da gioco, molti stakeholders, in inglese dappertutto, scusatemi, molti, sì, molti giocatori, per cui c'è l'utente che vuole comunque che la sua autonomia sia rispettata, quindi vuole prendere decisioni che possono riguardare, che ne so, i valori morali in cui crede o la libertà di prendere certe decisioni e non altre e così via. C'è il regolatore, che tradizionalmente ha una posizione importante da questo punto di vista, no? Ha la responsabilità di direzionare da un certo punto di vista l'innovazione perché appunto serva valori condivisi e non valori privati. C'è tutto l'ambito aziendale, ovviamente, che traina l'innovazione e si aspetta dei ritorni dagli investimenti che vengono fatti, quindi questa è un'altra dimensione dove ci si aspetta una certa autonomia, una certa libertà di azione. C'è la politica ovviamente che ha diversi gradi anche entra in questo discorso, quindi chi deve dare le risposte alle domande etiche. Diciamo che è un grosso problema, ti posso dare la mia opinione. Sicuramente, come dire, non bisogna fare troppo affidamento sul fatto che le aziende siano in grado da sole di mettere il benessere della società al primo posto, un po' perché tradizionalmente non è il loro ruolo. Un po' perché appunto la loro dimensione è molto complessa e soprattutto un po' perché ci sono dei giocatori appunto in questo campo da gioco che hanno questa mission, che hanno questa missione, scusate ancora, che hanno questa missione come la loro propria, no? Il regolatore, il politico, la società civile in generale, no? Il dibattito culturale anche. Quindi io penso che la risposta debba venire da queste aree. Chi debba dare una risposta definitiva, diciamo così, questa è una domanda molto difficile che secondo me non può essere risposta in termini generali, dipende un po' dalla domanda che si fa. Sicuramente io credo che molti dei problemi che ora come ora sono demandati ai privati siano problemi di ragione pubblica e che debbano essere risolti in termini di ragione pubblica. L'etica della guida autonoma offre un po' di esempi a riguardo. Ci arriveremo, insomma, adesso ne parleremo meglio. Stavo ragionando di etica delle macchine, insomma, e sviluppando appunto una serie di ragionamenti, mi chiedo se ci sia una ricaduta anche in cui percepiamo poi di rimando l'etica degli umani. Se c'è in qualche modo un ripensare l'uomo in funzione di. Decisamente. È uno secondo me dei problemi fondamentali che abbiamo, è un metaproblema, cioè è un problema su temi dell'etica delle macchine, non è un problema direttamente dell'etica delle macchine, il che lo rende a mio parere, sono pur sempre un filosofo, ancora più interessante. Brevemente, l'etica delle macchine è una disciplina il cui scopo, in parole povere, è di costruire degli algoritmi che imitano il giudizio morale. E quindi l'idea è di prendere delle dottrine morali dove ci si interroga su come fare per decidere che cosa è giusto in determinate situazioni, ce ne sono moltissime che hanno fatto la storia della filosofia morale, ad esempio l'etica del dovere, l'etica delle virtù, il conseguenzialismo, l'utilitarianismo, eccetera. Tutte offrono prospettive diverse su come fare appunto per decidere che cosa è giusto, sia in generale che in situazioni determinate.
Quindi l'idea è di prendere la conoscenza che abbiamo elaborato negli anni, nei secoli, nei millenni, in questi campi, e tradurla in algoritmi, così che vari agenti artificiali, cosiddetti, una volta che siano messi in funzione e facciano il loro compito nei loro ambiti di utilizzo, possano imitare il giudizio morale, no? Quindi prendere delle decisioni che sono allineate alle nostre aspettative morali, e queste aspettative morali sono appunto elaborate in riferimento a quelle dottrine, no, che si è detto. Esempio, ho un'automobile a guida autonoma, so che guidare implica dei giudizi di carattere etico, dei giudizi che riguardano cosa significa essere un buon guidatore dal punto di vista morale, cosa significa essere un cattivo guidatore dal punto di vista morale. Ad esempio, quando supero un ciclista, sto attento, lascio un po' di distanza, rallento, insomma, dimostro al ciclista che metto la sua sicurezza, al primo posto. Oppure, quando supero un ciclista, me ne frego, sfreccio, gli sfreccio di fianco, tanto so che in un modo o nell'altro se la cava, se non se la cava, non importa. Questo è un giudizio morale, no? Che sto prendendo una decisione su come gestire il rischio di un'attività che è superare il ciclista. Quindi posso distinguere tra un guidatore morale, tra virgolette, e un guidatore immorale, e chiaramente io voglio il sistema, chiaramente, voglio il sistema di guida autonoma, voglio che questo sistema imiti questo tipo di giudizio, no? Perché mi interessa avere, ci interessa a livello sociale avere dei veicoli che si comportano secondo le nostre aspettative morali. E quindi cosa faccio? Cerco di costruire un algoritmo che poi va appunto iscritto nel sistema, che sia in grado di fare questo tipo di vizi, di svolgere questo tipo di giudizio, così che quando poi effettivamente incontrerà il ciclista non sfreccerà come un pazzo di fianco a lui, ma rallenterà, gli darà spazio, eccetera. Questa è la machine ethics, l'etica delle macchine. Perché ha un effetto sull'etica degli umani? Ha un effetto di etica dei umani per moltissime ragioni. La ragione principale è che spesso si dice: beh, se noi siamo in grado di trasformare l'esperienza del giudizio morale in un calcolo, questo significa che si può avere, diciamo, una via matematica in senso lato all'esperienza morale, il che significa che possiamo determinare tramite un calcolo che cosa è giusto e che cosa è sbagliato, che è esattamente quello che non riusciamo a fare in etica degli umani. Per questo abbiamo bisogno del dibattito, per questo abbiamo bisogno dell'incontro con l'altro, per questo abbiamo bisogno del rispetto delle posizioni altrui, abbiamo bisogno della razionalità per comprenderci e per arrivare a soluzioni condivise e così via. Questa idea di tradurre il giudizio morale in una procedura o in un calcolo non è nuova, la troviamo parzialmente già in Leibniz, ad esempio. Però adesso abbiamo l'intelligenza artificiale, abbiamo questo nuovo mezzo, no? Che ci porta un po' a avere questa sorta di fuga prospettica, per cui rileggiamo l'umano nei termini dell'etica delle macchine, anche se dobbiamo tenere a mente che la partenza era rileggiamo le macchine in termini umani, no? Siamo partiti dall'etica umana e siamo andati all'etica delle macchine, e adesso torniamo indietro dall'etica delle macchine all'etica degli umani. Il problema in questa circolarità è che il primo passaggio era già una semplificazione, cioè per tradurre, forse qui stiamo andando un po' sul complicato, ma faccio del mio meglio per No, spiegarlo mi in sembra maniera molto chiara. Per chiaro. tradurre l'etica umana in termini computazionali, facciamo delle scelte, ovviamente, eliminiamo delle cose che sappiamo di non riuscire a tradurre in termini computazionali. Quindi quando poi torniamo dall'etica computazionale, l'etica degli umani, ormai abbiamo già accantonato alcuni elementi che magari sono centrali per comprendere il fenomeno morale umano. Quindi quando noi torniamo indietro stiamo riducendo il punto di partenza a qualcosa che non è, per semplicità, perché noi sappiamo, abbiamo un controllo scientifico, diciamo così, o matematico, di quello che succede in ambito computazionale, che non abbiamo quando trattiamo il fenomeno morale nella complessità umana.
quindi si rischia di perdere degli elementi che sono importanti. E diciamo che in questo gioco di specchi, in questa circolarità, succedono delle cose molto interessanti e molto divertenti da un punto di vista, che richiamano anche un po' di fantascienza. Una di queste è che se noi appunto percepiamo le macchine come una copia dell'umano, possiamo pensare che ora come ora abbiamo, per lo più stiamo parlando di che cosa potremmo fare se ci provassimo, quindi siamo in un campo estremamente teoretico a livello di machine ethics, però possiamo, visto che l'intelligenza artificiale la conosciamo come un ambito che avanza a grandi passi, possiamo pensare a un futuro in cui avremo sistemi che più o meno performano dal punto di vista morale come performa il soggetto morale medio, e un futuro di questo futuro in cui, siccome appunto l'intelligenza artificiale ha una crescita incrementale, mentre l'intelligenza morale umana tende a un plateau, se proprio, o forse va avanti e indietro, anche lì poi il progresso morale è un altro, è un altro tema estremamente complesso, però appunto abbiamo dei problemi nei confronti di dire che esista un progresso morale. Tendenzialmente è accettato che l'intelligenza artificiale, le capacità dell'intelligenza artificiale crescono, quindi possiamo immaginare un futuro dove noi avremo un soggetto morale artificiale superiore all'uomo, una sorta di profeta, una sorta di oracolo morale, no? Che ci dica fai questo, fai quest'altro, e se segui le mie indicazioni sarai saggio, sarai un soggetto morale, che a mio parere è questa argomentazione che è stata fatta, soprattutto in ambito da studiosi che appartengono un po' a questo dibattito sulla superintelligenza, sul fatto che le macchine suggeriranno le capacità intellettive umane, è secondo me una dimostrazione tangibile del fatto che qualcosa non va nelle premesse, è perché viene, se ci riflettiamo un momento, succede che la chiave dell'esperienza morale, cioè la capacità di porre dei valori da sé e di vivere questi valori, viene negata, perché abbiamo un terzo che ci dice cosa fare, no? Quindi siamo in una, come dire, non siamo più autonomi da un punto di vista morale, siamo eteronomi, seguiamo delle istruzioni, e molta tradizione morale ci ha spiegato che l'eteronomia non è comportamento morale, seguire le istruzioni di altri è uno stato di minorità, non pensare con la propria testa, non essere critici nei confronti di ciò che ti viene detto. Quindi abbiamo un po' questo cortocircuito che magari deve farci riflettere sul fatto che appunto il modo in cui vediamo l'etica degli umani dalla prospettiva dell'etica delle macchine potrebbe essere una semplificazione e perdiamo delle cose rilevanti. Sì, verrebbe, per un profano, diciamo, la materia verrebbe da chiedersi quasi se effettivamente sia possibile teorizzare una morale senza l'uomo, cioè di fatto esatto, la cosiddetta morale universale, no? Per cui va bene per tutti, perché va bene per tutti? Perché c'è un'entità che ha fatto un calcolo e ci dice che questo deve andare bene per tutti, poi vediamo, no? Qual è il problema qui? E se io lo percepisco come qualcosa di errato, qual è l'esperienza? Qual è appunto il fenomeno morale qui? Devo abdicare dal fatto che io sono un soggetto in grado di autodeterminarmi perché la tecnologia mi dice di fare qualcosa, o l'autenticità del fenomeno morale sta lì e non tanto nell'avere un calcolo che mi dice cosa fare? È estremamente interessante quello che dicevi, di cui ci stai parlando. Davvero tanto, tra l'altro appunto un po' risposto già a qualche altra cosa che volevo chiederti, però ecco, mi viene istintivo pensare che appunto la nostra società, diciamo, degli ultimi anni abbia sempre più un po' questo affanno, questa cosa della precarietà esistenziale o di vita, insomma, quotidiana, soprattutto questi ultimi 2 anni di crisi, insomma, prima pandemica, poi cioè adesso negli ultimi mesi con facciarsi la guerra, e quindi spesso magari diciamo l'idea che ci possa essere un soggetto terzo che decide per noi forse
a molte persone potrebbe iniziare quasi a piacere, non so come dire. E quindi poi mi è da chiederti, insomma, due cose. Una si riallaccia un po' a quello che già hai detto, quindi cioè, se questa, c'è questa discrezionalità, cioè se la discrezionalità di un terzo soggetto umano però mette un po' a disagio, invece appunto il percepire che sia tutto un calcolo e quindi oggettivo, diciamo, viene sicuramente percepito in maniera diversa. E quindi cosa c'è da sostituire in questo giudizio umano? Poi mi chiedevo anche se, io immagino, insomma, che tu abbia, appunto, citavi anche prima, cioè, beh, senza fare i nomi, però comunque autori magari americani o inglesi, e quindi insomma c'è una direzione globale, insomma, di queste cose che va in una certa direzione, però magari non è sempre così, non è, magari non è così in Europa, magari non è, non so, così, magari, cioè, oppure è così ma in maniera diversa in Cina, magari dove c'è appunto un diverso assetto, diciamo, del modo in cui l'automazione si sta sviluppando, proprio la società stessa è diversa, quindi appunto questo calcolo poi è molto dettato anche dalla società da cui che va a crearlo, no? E quindi direi un po' se, cioè, se c'è effettivamente una differenza, ecco, quali possono essere invece gli spiragli che trovi un po' più, che mettono meno in evidenziano meno questa contraddizione di cui parlavi prima. Grazie, due domande molto interessanti. Parto dalla prima sulla questione del fatto che abbiamo sempre meno fiducia sul nostro giudizio morale, del nostro giudizio morale, ci fidiamo sempre meno, no? Delle nostre, in un certo senso, della nostra capacità di prendere decisioni buone dal punto di vista morale, e vogliamo trasparenza, vogliamo le prove che queste decisioni siano buone. Ora parlo in termini un po' generali, quindi c'è un po' di semplificazione, però ogni tanto queste semplificazioni aiutano a cogliere magari degli aspetti appunto interessanti. Secondo me questo è il tema a cui ho dedicato la tesi di dottorato. Ci sono due direzioni in cui ci stiamo muovendo proprio perché non abbiamo più tanta fiducia nella nostra capacità di prendere decisioni morali. La prima è di trasformare il giudizio morale in una procedura. Per cui se seguiamo la procedura abbiamo, e crediamo che la procedura sia corretta, abbiamo se non altro una giustificazione, no? Abbiamo se non altro un'assicurazione del fatto che abbiamo fatto le cose per bene. Poi magari il giudizio è sbagliato perché i contenuti sono errati, però se non altro noi abbiamo preso tutte le precauzioni che potevamo prendere per fare di questa decisione una decisione razionale, una decisione ponderata, una decisione che ha cercato la condivisione delle ragioni e così via. È un po' uno spostamento, no? Dalla giustezza del giudizio in sé alla bontà della procedura come assicurazione della bontà del giudizio. Dall'altra parte abbiamo, soprattutto sospinta da questa rivoluzione tecnologica per cui sembra che avremmo sistemi in grado di darci raccomandazioni su cosa fare, e su questo poi torno, spinti da questa idea, da questa percezione, abbiamo la speranza di avere un sistema che sia in grado di indicarci la retta via. Ho già detto cosa penso di questa direzione. Quello che penso io poi ha un valore limitato. Se ci guardiamo in giro, entro un attimo nel tecnico di cose di filosofia morale che mi interessano molto, tento di essere chiaro, se non sono chiaro dimmelo. C'è tutta una tradizione in filosofia morale che insiste sul giudizio non come procedura, ma come qualcosa che si impara con l'esperienza e qualcosa che ci espone, diciamo, come individui davanti alla difficoltà di prendere giudizi e ci chiede di essere responsabili a riguardo. Tutte cose che sono difficili da tradurre in linguaggio computazionale, ma potrebbero cogliere degli elementi cruciali del fenomeno morale. È la tradizione della filosofia pratica aristotelica, la tradizione della phronesis, è la tradizione della filosofia ermeneutica, che tende a comprendere il giudizio, appunto, morale come un giudizio di esperienza.
si prova, si sbaglia, si cresce, si guardano degli esempi, si tenta di essere all'altezza degli esempi, ma non c'è una procedura, non c'è un algoritmo, non ci sono delle istruzioni da seguire. È una questione appunto di esperienza e di pratica. Il che significa che è anche qualcosa di opaco, cioè quando poi noi chiediamo al saggio, per usare una parola appunto un po' antica che non ci piace più tanto, quando noi chiediamo al saggio perché, il saggio può esporre delle ragioni, può esporre delle intuizioni, ma non ci può esporre la procedura, no? La regola, ci espone quello che a suo parere è la giustificazione del giudizio, no? C'è una sorta di opacità, cioè non possiamo andare a dire sì, ok, ma quali sono i passi esattamente che hai fatto, così poi noi li facciamo e produciamo dei giudizi. È una questione di esperienza, c'è un po' di opacità, noi valutiamo, abbiamo grande interesse nella trasparenza e quindi abbiamo un po' questo contrasto, no? E abbiamo un po' di sospetto nei confronti di queste forme del giudizio che tradizionalmente non sono solo le forme del giudizio morale, sono anche le forme del giudizio giuridico, per così via, quindi il giudice, che sono le forme del giudizio di autorità, diciamo così. Cioè, quindi quando abbiamo una persona che ha un'esperienza in un settore e grazie alla sua esperienza ha affinato l'intuito, ha affinato le capacità che gli portano a prendere le decisioni e quindi ha una certa autorità in quell'ambito. Il giudice e un altro è il medico che fa diagnosi, no? È molto complesso fare diagnosi, ci sono tantissimi parametri da considerare, quindi il buon diagnosta è un po' una figura di autorità. Un altro termine che spesso si usa per connotare questo tipo di giudizio è il genio, no? Ci affidiamo al genio di questi professionisti, di queste persone che hanno appunto affinato la loro capacità di prendere questi giudizi. Non ci piace assolutamente, ormai da noi contemporanei non abbiamo più questa fiducia nei confronti dell'esperto, no? Così dire. E quindi cosa facciamo? Creiamo degli strumenti di intelligenza artificiale per supportare il giudizio del giudice, il giudizio del medico diagnosta e il giudizio morale, machine ethics, no? Questi sono sistemi basati su machine learning, quindi hanno, per essere brevi, ora il tema è molto complicato, quindi semplifico un po' brutalmente, però sono sistemi capaci di creare, di trovare dei pattern all'interno di grandi mole di dati e quindi sulla base di questi pattern sono capaci di associare poi un dato a un giudizio. Nel caso del giudice, ad esempio, abbiamo sistemi di raccomandazione che propongono al giudice una previsione, ad esempio, su la decisione se è meglio dare la libertà vigilata o meno a un reo che ha che bisogna appunto giudicare. Per il medico abbiamo sistemi di raccomandazione che sui dati raccolti durante gli esami danno una diagnosi. Sono cosiddetti sistemi di raccomandazione, cioè ora come ora sono pensati per supportare il giudizio del medico o del giudice, quindi dargli più informazioni. Chiaramente una delle cose che a livello psicologico di human machine interaction, quindi interazione tra utente e macchina, è venuta fuori, è che abbiamo un bias nei confronti di queste macchine, un pregiudizio. Il pregiudizio deriva dal fatto che pensiamo che il risultato di queste previsioni sia oggetto di calcolo oggettivo, come dicevi tu. E quindi tendiamo a pensare, ma chi sono io per oppormi, io che ragiono in termini di esperienza, so che sono un soggetto fallibile. L'esperienza funziona sì, ma è fallibile, ci sono dei casi in cui non funziona, tutti prendiamo degli appalti, no? Sappiamo di essere fallibili. Chi sono io per oppormi al giudizio di una macchina che invece ha calcolato questo giudizio? E questo è basato sia su appunto un rapporto problematico con questi giudizi di esperienza di cui non ci fidiamo più, perché viviamo in una società che valuta il calcolo più dell'esperienza, sia un misunderstanding, un'incomprensione di cosa sono questi sistemi, che sono sistemi probabilistici e che quindi ti dicono che, cioè, diciamo, le ragioni su cui basano una certa raccomandazione
sono ragioni che sappiamo essere, come so, valide per il 70% dei casi, e c'è un 30% dei casi in cui sono valide. Quindi il soggetto che tu stai valutando, l'individuo, il caso individuale può benissimo cadere nei casi, nel margine di errore del sistema di raccomandazione, ma il sistema di raccomandazione può presentare questa, la sua raccomandazione non come qualcosa che ha un margine di errore, ma come una verità di calcolo, no? Come un 2 più 2 uguale 4. E noi percepiamo gli output dei sistemi computazionali come 2 più 2 uguale 4, e non come potrebbe essere così, ma ho questo tipo di margine di errore. In più, un altro problema che abbiamo è che sappiamo che questi sistemi incorporano dei pregiudizi. Questi sistemi imparano sui dati che noi abbiamo riguardanti la società, no? E noi sappiamo che molti dei giudizi che effettivamente prendiamo su temi sociali sono basati su pregiudizi, perché abbiamo ereditato questi pregiudizi dalla nostra cultura, in qualche modo li riproduciamo, ogni tanto abbiamo consapevolezza di questi pregiudizi, quindi il caso individuale riusciamo a, nel caso individuale riusciamo a comprendere questo pregiudizio e agire di conseguenza, quindi giudicare in maniera eticamente adeguata. In alcuni casi siamo vittima di questi pregiudizi, oppure crediamo in questi pregiudizi e li affermiamo. Il fatto però è che questi sistemi di raccomandazione sono allenati su questi dati, per cui in un certo senso imparano questi pregiudizi e poi li riproducono, senza avere consapevolezza del fatto, ovviamente sono dei sistemi di raccomandazione, non hanno consapevolezza del fatto che sono dei pregiudizi sociali, noi l'abbiamo la consapevolezza. E quindi dobbiamo comunque mantenere uno spirito critico nei confronti di questi giudizi, non siamo però portati a mantenerlo, perché appunto percepiamo questi output come calcoli e come raccomandazioni che per il 99,9% dei casi ci azzeccano. Quindi capisci che la professionalità è messa in difficoltà da questi giudizi, anche perché immaginate cosa significa esporsi e dire no, io nego la raccomandazione del sistema e affermo la mia intuizione. Quindi immaginate cosa può portare questo a livello legale nel caso poi di opporre sia da parte del medico, eccetera. È difficile opporsi al giudizio delle macchine, anche se poi si parla con più queste macchine del progetto, lo sappiamo che ci sono dei limiti e questi limiti vanno compresi e vanno comunicati. Ah, ti chiedo di tornare poi sulla seconda domanda che ti ho fatto dopo, però volevo prima approfondire una piccola cosa adesso invece rispetto a quello che hai detto poc'anzi. Ecco, per esempio, gli esempi che si fanno sempre, insomma, ho avuto modo in alcune interviste passate, insomma, di affrontare già questi temi, però per esempio sono quelli dei giudici, per esempio, che in base appunto al, cioè sono quelli dei dati degli Stati Uniti, magari prevedono che un afroamericano magari abbia dati che non giocano a suo vantaggio per un fatto sociale che è in buona parte anche pregiudiziale rispetto al caso personale. E altre cose simili possono avvenire per esempio nella sezione dei curricula in cui non cerco un lavoro. Visto che però appunto ti occupi di, diciamo, in particolare appunto di guida autonoma e comunque di automazione, mi chiedo magari se ci sono degli esempi un po' in questo campo, sembra un pochettino più astratti, che però magari potrebbero in qualche modo avere. Allora, diciamo che io sappia, nell'ambito della discriminazione su base di dati, il problema magari non è così tangibile. Abbiamo altri problemi per quanto riguarda ad esempio sistemi di machine perception, quindi il modo in cui i dati vengono utilizzati. Abbiamo problemi di privacy, come si diceva prima, quindi il fatto che noi raccogliamo dati attraverso i veicoli autonomi, molti di questi dati sono personali e sono sensibili, quindi dobbiamo imparare a gestirli nella maniera corretta. E poi un altro problema che abbiamo è sempre in termini di affidabilità, diciamo così, della performance della macchina. Abbiamo problemi di riconoscimento,
Questi sono problemi trasversali nella cosiddetta appunto, machine perception, cioè abbiamo problemi per quanto riguarda la capacità dei nostri sistemi di catalogare o di riconoscere certi enti come effettivamente quegli enti. Ad esempio, abbiamo dei sistemi che ci permettono di riconoscere una forma dell'ambiente come un essere umano. Ma abbiamo difficoltà quando questo essere umano è accucciato, è sdraiato. Quindi, proprio perché da un certo punto di vista, i dati con cui noi alleniamo questi sistemi di riconoscimento hanno principalmente immagini di umani in piedi, no? Quindi, quando l'umano è in piedi, il sistema lo può riconoscere. Quando l'umano è accucciato, sdraiato, facciamo fatica. Ma chiaramente può succedere, no? Sulla strada di vedere un essere umano accucciato o sdraiato, abbiamo bisogno che il sistema lo riconosca e lo eviti. Quindi abbiamo problemi di questo genere, diciamo, più che problemi di discriminazione, che io sappia. Sì, sostanzialmente direi questo. In alcuni ambiti, diciamo così, del mondo ricchissimo e complicatissimo dell'etica dell'intelligenza artificiale e della robotica, alcuni problemi si trasferiscono meglio di altri. Oppure a diversi livelli di sviluppo, magari ci rendiamo conto che un problema che non avevamo messo a fuoco prima magari diventa rilevante. Il che, di nuovo, è un ennesimo invito all'interdisciplinarità anche interna, cioè se uno si occupa di etica dei veicoli autonomi, può essere utile che sappia qualcosa di etica delle armi autonome, di etica dei sistemi di raccomandazione e così via, perché ogni tanto alcuni problemi si trasferiscono da un ambito all'altro, quindi è utile avere questa visione d'insieme, anche se probabilmente non è facile. Claro. E ci arriveremo anche a queste cose. Invece quello che ti chiedevo prima rispetto alla visione diversa, diciamo, in Europa rispetto agli Stati Uniti o alla Cina. Variabilità sociale e culturale è assolutamente un problema, nel senso che in società diverse abbiamo valori diversi, a livello descrittivo. Quindi, ad esempio, c'è un bello studio di psicologia morale dell'MIT, riguardo proprio la guida autonoma. C'è questa piattaforma che si chiama Moral Machines, che sostanzialmente consiste nel sottoporre agli utenti, forse ne già sentito parlare o hai avuto caso di provare, sottoporre agli utenti degli scenari di collisione inevitabile. Quindi, ad esempio, abbiamo un'auto a guida autonoma con un problema ai freni, che può distribuire i danni, diciamo così, fisici agli utenti della strada in maniera diversa. Questo significa che, ad esempio, può scegliere se sacrificare i pedoni o i passeggeri, e poi complicare lo scenario in infinitesime volte. All'utente si chiede appunto quale tra due scelte vuole selezionare sulla base delle proprie intuizioni morali. E cosa hanno fatto questi psicologi morali? Hanno raccolto moltissimi dati, tracciandoli, quindi sapendo da dove veniva insomma, dove si collegava l'utente che rispondeva a questo test, mi pare 13 scenari per ogni utente, una cosa del genere. Hanno raccolto questi dati, li hanno aggregati e poi hanno rappresentato questi dati in un grafico che mostra come diversi cluster, diciamo così, geografici, quindi culturali, questa è un po' l'assunzione, ragionano secondo diverse priorità di valori. Quindi, ad esempio, il cluster meridionale, che raccoglie dati principalmente dal Sud America, tende a dare priorità, quindi proteggere in questi casi le persone più giovani, mentre ad esempio il cluster orientale tende a dare priorità agli anziani per quanto riguarda la protezione, no? Quindi abbiamo intuizioni diverse in società diverse.
punto 1. Punto 2, abbiamo progettualità politiche diverse in società diverse. E quindi abbiamo diverse attitudini nei confronti dello strumento digitale. Lo strumento digitale, l'intelligenza artificiale, questa capacità di raccogliere, soprattutto di raccogliere, di elaborare dati e magari utilizzare questi dati per influenzare le scelte delle persone, è uno strumento che appunto può essere percepito in maniera diversa, no? In società dove l'autonomia del singolo prende il sopravvento sul benessere del gruppo, possiamo percepire utilizzi di questi sistemi volti a massimizzare il benessere del gruppo come delle intrusioni nel proprio ambito di autonomia, quindi come paternalismo, no? Paternalismo politico, paternalismo tecnologico, però come qualcosa che limita la nostra autonomia e quindi è da combattere. In società dove il benessere dei molti, in un certo senso, ha una... può competere con l'autonomia del singolo, oppure in società in cui riteniamo che sia giusto che in alcuni casi l'autonomia del singolo sia limitata per perseguire il bene comune, l'utilizzo di questi sistemi potrebbe essere accettato proprio perché ci permette di massimizzare questo bene comune anche se va a scapito dell'autonomia del singolo. Per noi occidentali questo discorso è un po' problematico, è decisamente problematico. E per noi mettiamo spesso questo utilizzo su quelli che in inglese chiamano slippery slope, su questa sorta di collina scivolosa, diciamo così, per cui si dice che questo è il primo passo verso un sistema totalitario, dove l'autonomia del singolo è negata e si usano dei sistemi tecnologici per influenzare le scelte. Questo è il modo in cui spesso si percepisce l'utilizzo di questi sistemi dal punto di vista occidentale. Non ne so abbastanza per dire come questi sistemi sono percepiti in culture diverse dalla nostra. Però chiaramente diversità culturali sono in ballo ed è giusto considerarle quando facciamo questo tipo di discorsi. È giusto fare in modo che la nostra prospettiva, soprattutto la prospettiva occidentale, non sia la prospettiva con la P maiuscola. E forse noi abbiamo un po' la tendenza a fare questo, anche a concepire l'intelligenza artificiale come un affare nostro, o forse addirittura un affare statunitense, americano, no? Perché insomma, nella Silicon Valley questo è esploso. E in buona parte anche a livello filosofico, se non altro agli inizi c'è stato grande fervore laggiù, poi c'è stato l'interesse, naturalmente ci sono esempi. Che non confermano, diciamo, di nuovo questa semplificazione, però la cultura americana ha cominciato a riflettere sull'intelligenza artificiale molto presto. Quindi, insomma, dal punto di vista occidentale, secondo me dobbiamo stare attenti alla diversità e dobbiamo abituarsi a comprendere questa diversità e a valutarla filosoficamente, che non significa essere passivi nei confronti di questa diversità, ma significa la diversità c'è anche tra l'approccio europeo, per così dire, l'intelligenza artificiale, l'approccio statunitense, l'approccio cinese, e così via. Quindi, insomma, dobbiamo fare un po' di palestra intellettuale, soprattutto, insomma, dal lato filosofico, no? Per comprendere questa diversità e imparare a farci conti, in maniera critica. Ma, appunto, non ne so abbastanza. È un gran lavoro. Non ne so abbastanza, servono competenze di filosofia, ma certamente anche competenze di economia, di politica, per comprendere davvero a fondo questo processo. Quindi credo che, insomma, confessioni di ignoranza qui siano più che ben volute. Molto meglio confessare la propria ignoranza che non riconoscere la complessità del campo e esporsi in giudizi, diciamo così. Ascoltati. Poco frontale. Veramente ti ascolterei per ora, anche sia per il modo in cui, cioè, per le competenze che hai, anche per il modo in cui appunto sei molto attento a non sbilanciarti e a mettere anche la complessità stessa del campo, quindi appunto non spingerti troppo oltre nelle tue affermazioni. Quindi, non so Complessità se sia è un tema utile un po' delicato per per i filosofi in questi tutti. giorni, eh? Quindi non voglio prendere granchi.
chiaro. E mi spingo però a farti una domanda, poi se vuoi, cioè, se avrai, cioè, se hai qualcosa da dire, se non te la senti, insomma, liberissimo anche di non, cioè, di passare oltre. E appunto, soprattutto nelle ultime settimane, insomma, siamo rimpiombati un po' nel percepire la nostra società come società europea, diciamo, come aperta all'eventualità di una guerra, e come il caso ucraino, insomma, c'è stato magari per chi non è più giovanissimo, insomma, c'è stato il caso della guerra dei Balcani, che però anche in quel caso, pur essendo ancora più vicino, diciamo, territorialmente, però è stato percepito comunque come qualcosa di più lontano, perché ancora c'era un po' l'idea dei due blocchi, insomma, forse non così vicina. E invece oggi, diciamo, anche guardate i giornali, insomma, c'è quasi qualcuno a temere che, insomma, poi la cosa possa ripiombare, insomma, nella vita di ciascuno di noi, la storia, così. E quindi siccome si inizia anche a, si faceva magari poco caso un tempo, però, insomma, se uno ascolta i telegiornali, insomma, si inizia anche a parlare intanto diciamo, dei droni, in quel caso, cioè, comunque vengono utilizzati ormai diffusamente. Chiaramente non sono le immagini fantascientifiche da Terminator, insomma, però c'è questo tema, insomma, dell'automazione nell'armamentario. C'è come un tema su cui c'è molto dibattito da qualche anno. C'è un articolo sulle armi autonome in questo libro, scritto da Guglielmo Tamburini, che ho schiaffonato, con cui ho edito questo volume. Guglielmo Tamburini è uno degli autori di riferimento nel panorama internazionale su questo tema. Quindi spero di non dire corbellerie, se no dopo mi telefono. No, allora, è un tema molto interessante. Interessante nel senso che dei brividi sulla schiena, no? Perché c'è bisogno di molta responsabilità in questo campo e si tocca con mano l'importanza e la difficoltà del discorso etico e regolativo, etico di policy. In questo campo sono molto stretti chiaramente le due dimensioni, sono molto strette le due dimensioni. Allora, c'è ricerca nell'ambito dei cosiddetti sistemi di arma autonoma? Sì, c'è. Qual è il punto? Il punto è di sviluppare sistemi d'arma che siano in grado di ingaggiare obiettivi militari. Il che significa raggiungere un terreno di conflitto, analizzare il territorio, riconoscere degli elementi dell'ambiente come obiettivi militari e a questo punto le strade si dividono: o aspettare che l'operatore umano effettivamente ingaggi e quindi attacchi l'obiettivo, oppure autonomamente, la decisione di ingaggiare. Magari l'esempio appunto più intuitivo non è Terminator, come dicevi tu, quindi non è questo sistema umanoide che viaggia nel tempo per uccidere obiettivi militari, ma è, pensiamo, un drone dotato di che è in grado di loitering, si dice in inglese, quindi di sorvegliare una certa area, riconoscere se ci sono obiettivi militari, carri armati, insomma, dipende dal sistema di nuovo di riconoscimento immagini, no? Quali sono le categorie caricate sul sistema che sono da catalogare come obiettivi militari. E appunto nel caso in cui un oggetto venga riconosciuto come obiettivo, può rilasciare un missile oppure direttamente catapultarsi su questo sistema, su questo oggetto, scusate. Perché si fa ricerca in questo ambito? Si fa ricerca in questo ambito per ovvie ragioni di supremazia militare, perché non si mettono esseri umani in prima linea. Quindi ci sarebbero meno perdite umane,
le perdite umane sono chiaramente uno elementi che rendono una guerra odiosa e più difficile da far digerire in patria, no? Quindi pensiamo a, non so, un esercito statunitense che invece di invadere l'Iraq o di mandare truppe in Afghanistan manda droni. Non hai perdite umane, hai ovviamente delle perdite a livello economico, però quelle ci sono sempre nelle guerre, no? Quindi da un certo punto di vista è un male che siamo più in grado di interiorizzare rispetto alla perdita di vite umane. Quindi supremazia militare, capacità di appunto intraprendere atti ostili senza mettere personale umano in prima linea, e secondo alcuni anche questioni morali, nel senso che si pensa che queste armi, esattamente come da un certo punto di vista i sistemi di raccomandazione performano meglio degli esseri umani, siano giudici o medici, le auto a guida autonoma si pensa che siano in grado di guidare in maniera più sicura l'essere umano, in questo caso si pensa che i sistemi di arma autonoma siano dei combattenti migliori rispetto agli esseri umani, perché permettono di minimizzare le vittime civili e quindi di mantenere, diciamo, la guerra o gli atti ostili concentrati su obiettivi puramente militari, e inoltre non sono sensibili a quelle limitazioni tipiche dei soldati umani che sono alla base di comportamenti criminali, no? Quindi reazioni emotive, stress, tutta una serie di problemi che sappiamo essere tipici, no? Dei soldati, che portano questi soldati a prendere, ad avere degli atteggiamenti che poi sono compresi giustamente come crimini di guerra. E il terrore anche, no? La paura che ci porta a reagire in maniera sconsiderata. Insomma, l'idea è, di nuovo, bypassiamo il giudizio dei soldati che sappiamo essere fallibile, creiamo dei sistemi che sono molto meno fallibili rispetto agli esseri umani e avremo le guerre pulite, no? Le guerre etiche. Insomma, problemi da tutte le parti, ovviamente. Problemi sia sul presupposto che questi sistemi siano effettivamente migliori rispetto agli esseri umani, problemi che riguardano la dignità dei combattenti uccisi in questo modo, uccisi da una decisione che è presa da un sistema non supervisionato, quindi un sistema in cui un essere umano non partecipa alla decisione. Chi è responsabile di queste morti? Quindi il sistema stesso, che senso ha attribuire responsabilità morale a un sistema tecnico? Poca, a mio parere. Chi ha dato l'ordine di utilizzare questi sistemi? Ma non c'è un filo diretto tra l'ordine generale di utilizzare questi sistemi e il fatto specifico del combattente ucciso lì dal drone che ha preso questa decisione. Il programmatore? Uguale. Quindi abbiamo problemi di distribuire la responsabilità, e chiaramente in caso di crimini di guerra distribuire la responsabilità già è complicato di per sé, ma è fondamentale. Quindi di nuovo il rischio di rendere la guerra ancora più rubata. Abbiamo problemi di affidabilità di questi sistemi, di nuovo abbiamo in altri campi abbiamo problemi a distinguere tra, se io ho un sistema di machine recognition che non distingue un gattino da un cagnetto, poco male, no? Se io ho un sistema di machine recognition che scambia un bus e lo prende per un carro armato, esempio discusso in letteratura, ho un problema, perché se non c'è la supervisione umana il sistema ingaggia e quindi si schianta ad esempio su un bus che potrebbe essere pieno di persone, pieno di innocenti. Quindi quanto possiamo fidarci di questa visione per cui la guerra è più pulita se abbiamo sistemi d'arma autonoma e non soldati sul campo, e così via e così via. Uno dei principi che è emerso qui, e che è importante anche per la guida autonoma, principio framework, insomma, cornici
per gestire questo fenomeno è quello del controllo umano significativo. L'idea è che ogni passo del funzionamento di un sistema debba avere un umano, un referente umano, che è responsabile per quel passo, per cui sei in grado di esercitare un controllo significativo su quel passo, in modo che qualcosa, quando qualcosa va male, siamo in grado di distribuire la responsabilità in maniera corretta, ma allo stesso tempo abbiamo anche, come dire, la possibilità di far sentire responsabili coloro che partecipano a questo processo, perché sanno che quando qualcosa va male poi si andrà a bussare alla loro porta. Questo è un framework che ci permette un po' di andare oltre questa deresponsabilizzazione che viene dal delegare azioni così importanti ai sistemi. Dicevo che è un ambito dove etica e legge hanno ovviamente molto a che fare. E qui il problema fondamentale è che le domande, diciamo che c'è tutto un movimento che vuole, che chiede che queste armi vengano messe al bando, i cosiddetti killer robots, che appunto già dà un'idea di come vengono comprese queste macchine, no? Quindi non sistemi d'arma che ci permettono di combattere meglio, ma killer robots, vengono messe al bando a livello internazionale, c'è ovviamente resistenza. E il problema è che appunto l'etica arriva fino a un certo punto, no? In questo tipo di problemi. Arriva fino a un certo punto, arriva alle coscienze individuali, arriva ai movimenti della società civile, c'è dell'altro, soprattutto se vogliamo risultati, se vogliamo imporre risultati tangibili a livello di società, c'è dell'altro, fare questo passo da etica a legge è naturalmente complicato, perché al tavolo del legislatore ci sediamo tutti, non si siedono solo i filosofi e gli attivisti. E quindi si siede il politico che può avere degli interessi nello sviluppo di questa tecnologia, si siede il mondo dell'industria militare e così via. Soprattutto ti occupi molto appunto anche con la guida autonoma rispetto alle questioni di design, cioè lavorando in un dipartimento di ingegneria, di meccanica, insomma, questioni di design. E si immagina, insomma, soprattutto magari guardando i film di fantascienza, insomma, che un robot più umanoide, nel senso con delle caratteristiche così, sia percepito meglio per alcuni usi, no? Perché c'è anche proprio il problema solito del robot, cos'è, un oggetto o un soggetto con cui interagisco, no? Quindi volevo chiederti era questo aspetto rispetto appunto all'umanizzazione del soggetto robotico e se questo, diciamo, dal punto di vista dell'etica, questo che implicazioni potesse avere, insomma. Bella domanda, davvero una bella domanda e un altro campo ricchissimo. Allora, robotica umanoide. La robotica umanoide è il più delle volte un'opzione che si esplora nel più largo ambito della robotica sociale. Quindi l'idea di costruire degli oggetti robotici perché interagiscano socialmente con l'essere umano. E l'idea è appunto che, anche qui ci sono idee contrastanti, però il punto è quello di progettare robot che assomiglino all'umano, un po' perché noi siamo già portati ad antropomorfizzare oggetti che interagiscono con noi o che un po' assomigliano agli umani, un po' perché a questo si pensa che in un certo senso ci aiuti a percepire l'oggetto in termini più familiari e quindi ci aiuti a, come dire, sorpassare quel senso di estraneità che abbiamo quando interagiamo con nuove tecnologie in generale. Qui c'è una sorta, c'è una famosa curva che in sostanza spiega come la somiglianza dell'oggetto robotico all'umano è percepita come estremamente problematica e da un certo punto di vista strana, quasi rivoltante,
pochino a un certo punto di somiglianza, quindi abbiamo, come dire, questa reazione negativa nei confronti di oggetti che assomigliano a umani ma percepiamo che non sono umani, un senso di repulsione, ecco, repulsione è la parola giusta, che poi viene superato quando appunto questa sorta di soglia viene, quando si passa questa sorta di soglia e l'oggetto assomiglia abbastanza a un essere umano per essere preso per un essere umano. Si chiama di Uncanny Valley, la valle della stranezza, no? Cioè questa valle in cui appunto c'è una somiglianza che non è abbastanza, per cui abbiamo repulsione nei confronti dell'oggetto, oltre la quale invece tendiamo a percepire l'oggetto come un quasi altro, quindi qualcosa che sappiamo non essere un umano in fondo, anche se assomiglia a un umano, però, come dire, giochiamo con questa funzione, no? Ci lasciamo trasportare da questa funzione, applichiamo gli schemi mentali che applichiamo nell'interazione con gli esseri umani all'interazione con il robot, e quindi le interazioni vanno bene, sono facili, sono familiari, sono gratificanti, no? E questo è un obiettivo di design, e il designer vuole che l'interazione sia gratificante, sia positiva, per cui si riesca ad ottenere il risultato voluto, no? Il motivo per cui si mette il robot in una certa posizione è più che altro per semplificarci la vita, quindi vogliamo che l'interazione sia facile per ottenere lo scopo per cui appunto utilizziamo questo sistema. Quindi l'antropomorfismo un po' aiuta questo obiettivo, un po'. Dall'altro c'è il problema che quando antropomorfizziamo proiettiamo sui sistemi delle aspettative molto complesse che questi sistemi più delle volte non sono in grado di soddisfare. Ad esempio, proiettiamo sui sistemi la capacità di avere una dimensione interna emotiva, no? Perché noi siamo abituati a interagire con persone che hanno una dimensione interna emotiva. E questo può essere un problema, no? Dal punto di vista dell'interazione uomo-macchina, problema che può essere gestito creando un'imitazione della vita interiore emotiva nel sistema, quindi la capacità ad esempio di esprimere a livello di espressione facciale delle emozioni. Noi esprimiamo le nostre emozioni tramite gesti facciali, no? Gesti facciali forse non è il termine giusto, vabbè, insomma, li siamo capiti. Sorpresa, il fatto che non ci stiamo intendendo, dubbio. Quindi se a livello di design io creo una sorta di viso, doto il sistema di una sorta di viso e gli faccio fare delle espressioni che comunicano disgusto, stupore, sorpresa e così via, rendo l'interazione più facile, no? Lo scambio di informazioni più facile. Però magari poi tendo a proiettare anche qualità morali sul sistema, o il fatto che il sistema abbia delle preferenze, o il fatto che il sistema abbia delle reazioni a certi stimoli come sono le nostre reazioni. Questo è un problema, ovviamente. Uno dei temi di cui spesso si discute, che è molto interessante, anche di nuovo molto complicato, per cui dobbiamo stare attenti alle nostre intuizioni, è il fatto che si creano dei legami emotivi con questi oggetti, con queste cose che siamo appunto portati da una certa prospettiva a percepire come cose, dall'altra a non percepire solo come cose, ma come qualcosa di più, per cui creiamo questi legami emotivi e in casi, che ne so, di pericolo siamo portati a metterli in salvo, magari anche a metterli in salvo a scapito di colleghi, magari colleghi che non ci sono particolarmente simpatici e così via. Vabbè, questa è una battuta, ma per dire, no? Si creano dei legami affettivi, si possono creare dei legami affettivi molto intensi con questi sistemi che sono fatti per essere scambiati o per essere percepiti come se fossero esseri umani o come se fossero agenti sociali, no? In termini un po' più corretti, un po' più astratti, no? Quindi l'antropomorfismo è un'arma a doppio taglio che ci porta a fare cose strane. Qualche anno fa, forse un paio di anni fa, un robot antropomorfo con fattezze femminili, Sofia, sviluppato dalla Hanson Robotics,
ha avuto come gli sono stati riconosciuti, è stata riconosciuta la cittadinanza di un paese arabo che ora mi sfugge, della penisola arabica, dove la situazione femminile è diversa da come noi occidentali la conosciamo. Quindi ci sono questi cortocircuiti, no? Della nostra comprensione. Insomma, l'antropomorfismo ci porta ad avere dei cortocircuiti da questo punto di vista, complica le cose di nuovo in maniera ulteriore. Dei suggerimenti che si trovano in letteratura a riguardo su come usare l'antropomorfismo per creare interazioni positive è di usare l'antropomorfismo fino al punto giusto, cioè usare l'antropomorfismo fin tanto che aiuta l'interazione a essere fluida, aiuta il fatto che l'interazione sia fluida, sia facile, sia divertente, ma si fermi prima della proiezione di qualità prettamente umane sul sistema. Come fare è un mistero su cui però molti roboticisti e designer stanno lavorando. Siete affascinante. Dunque, wow. Sì, sono cose divertenti, ci aiuta a fare. Anche poi molto prete pratiche, nel senso che Sì, non è caduta veramente. sul nostro futuro, insomma. Ovviamente tutti argomenti interessantissimi e immagino che insomma, sapresti intrattenerci ancora molto a lungo, però non possiamo approfittare troppo di te, Ma quindi. mi piace chiacchierare, sapete. E quindi insomma, ti faccio cioè, le due domande più o meno che facciamo quasi sempre in chiusura delle nostre interviste. La prima è legata diciamo, al mondo della fantascienza, diciamo, sia dal punto di vista diciamo, hollywoodiano o comunque di serie televisive, se avevi magari qualche spunto interessante da farci su cose magari anche divertenti, piacevoli da guardare, ma anche intelligenti sul piano della riflessione. Quindi questa è una. Certo, allora io ho sempre avuto un rapporto di odio e amore nei confronti della fantascienza, odio anzi, perché diciamo che prima di cominciare a occuparmi di questi temi non ho letto tanta fantascienza. Quando ho cominciato ad occuparmi di questi temi mi sembrava di lavorare anche quando volevo svagarmi e quindi sono stato un po' lontano da questi temi. Sta cambiando un po' questa cosa, un film che mi è piaciuto molto. Proprio per le cose che si diceva all'inizio, il rapporto uomo-macchina, antropomorfismo e che cosa potrebbe voler dire avere una super intelligenza, ma che appunto risolve la questione in maniera secondo me interessante, non vi dico di più, anche se magari avete già visto questo film, è Her, lei, non mi ricordo il regista, però c'è Joaquin Phoenix, l'attore. Che è la storia del rapporto tra un utente e un agente conversazionale, in sostanza, un Siri, Alexa, così via, che migliora, migliora, migliora fino a diventare un essere senziente e poi succede quello che succede. Quello mi è piaciuto perché appunto tratta questo tema della superintelligenza, che di solito è trattato di solito in Hollywood. Ogni tanto anche in fantascienza trattato con divento super intelligente, divento cosciente, uguale esterno dei sintomi. La prima cosa che mi viene in mente è il dominio del mondo e questo dice tanto no, sulle nostre aspettative, su quello che faremmo noi se fossimo esseri super intelligenti, forse più che sulla prospettiva di un sistema super intelligente, lo so. Poi appunto su quei temi si può dire tutto e il contrario di tutto, però appunto secondo me il modo in cui è trattato in Her è più interessante rispetto al solito script, al solito copione della fantascienza. Detto ciò, quindi film quello, un invito alla lettura banale, io pensavo che leggere Asimov anche sulla scia di certe riproposizioni cinematografiche non fosse così tanto interessante dal punto di vista filosofico, mi sbagliavo di grosso, ma di grosso, le storie di Asimov sulla robotica sono straordinarie, sono anche una straordinaria introduzione a molti dei problemi, se
sia grandi problemi che problemi più piccoli, diciamo del rapporto uomo-macchina, del discorso di intelligenza artificiale e così via, quindi assolutamente leggere Asimov è ancora una gran cosa per entrare in questi temi non dal lato della filosofia ma dal lato della fiction. Grazie. E invece per quanto riguarda per esempio la saggistica, oltre al fantastico libro che hai davanti a te, Non plus ultra, assolutamente, questo è l'altro che abbiamo scritto con Stefano e altri amici. No, vabbè, a parte gli scherzi, allora, il mondo dell'editoria è stato invaso da libri sull'etica dell'intelligenza artificiale, quindi ne ho letti alcuni, non tutti, lo confesso, non troppi, anzi. Allora, innanzitutto è uscito da pochissimo un libro di Luciano Floridi, che si chiama Etica dell'intelligenza artificiale. Luciano Floridi fa ricerca in questo campo da anni poco sospetti anche, quindi è sicuramente un'autorità. Possiamo imparare molto dalle cose che scrive, scrive anche in maniera piuttosto comprensibile, che è un bene per un filosofo. Non è facile, non è davvero facile per un filosofo scrivere in maniera comprensibile, lo conosco, perché spesso si scrive per persone che hanno fatto simili esperienze, simili studi, si introietta un linguaggio che diventa un po' una gabbia, non è facile uscire da questa gabbia. Quindi sicuramente quello può essere un buon libro, è un librone, però può essere un buon libro. Un librino che secondo me è scritto bene. È di Jerry Kaplan, in inglese è qualcosa come Artificial Intelligence, What Everyone Needs to Know, è tradotto in italiano, non mi ricordo il titolo in italiano, ma lo trovate, cercate, sarà una... no, non mi ricordo com'è, Jerry Kaplan, quello è un'introduzione all'intelligenza artificiale in generale, ma ci sono dei capitoli su problemi etici, economici, sociali, che sono molto chiari e sono fatti molto bene, secondo me. Funziona molto bene come introduzione, io lo davo da leggere ai miei studenti quando ancora facevo il corso di etica dell'intelligenza artificiale a Pisa, ai miei studenti di computer science. Se no, per chi volesse cimentarsi con qualcosa di filosoficamente un pochino più avanzato, ma comunque scorrevole, comunque buono, purtroppo non tradotto in italiano, è un libro scritto da Wendell Wallach e Colin Allen che si chiama... Oddio, si chiama Moral Machines, credo, Teaching Robots Right from Wrong. Ora, non vorrei aver detto una castroneria, non vorrei che il titolo fosse sbagliato, se il titolo è sbagliato metto io in sovraimpressione, però mi pare che sia così, Moral Machines. Quello è un libro molto bello sulla machine ethics, lo introduce in maniera molto chiara, in maniera molto... intuitiva, è facile da seguire, molto, è un gran bel libro, è un libro che un po' ha dato l'avvio del 2009, quindi un bel po' di anni fa, in anni di machine ethics, diciamo così, in anni di machine ethics è un bel po' di anni fa, però tuttora è un libro secondo me molto buono per capire che cosa significa passare dalle teorie morali all'algoritmo morale. E da un certo punto di vista anche quali sono i problemi di quel circolo di cui parlavamo Fantastico, no, prendiamo i punti, farò anche delle grafiche poi così il testo sia, cioè il titolo sia corretto al 100% se no e... posso fare un rapido controllo. Allora, Grazie. perché qua sicuramente è citato. Ora, se non è citato qua faccio una figuraccia. Eccolo qua. Moral Machines, sì. Teaching Robots Right from Wrong. Oxford University Press. Perfetto. Ti ringrazio ancora Fabio Ah, e piacere. speriamo insomma ci sia un'occasione anche più avanti vai, per avere qualche altro dialogo e complimenti ancora per, oltre che la tua chiarezza, per i tuoi studi molto interessanti. Grazie a voi e complimenti per quello che fate, è molto bello.